Amici di Radio RCS Sicilia, ci troviamo nel backstage del grande concerto, l'evento, devo dire, dell'anno di tutta la provincia di Agrigento, di Fausto Leali. Fausto è qui accanto a me. Fausto, come stai? Benissimo, grazie. Come ti senti? Molto bene. Abbiamo visitato, siamo stati ospiti in un hotel straordinario, mangiato bene, come al solito. Cosa ti porterai del centro Sicilia? Ma intanto questo concerto bellissimo, cioè voglio dire, è bella la situazione con la grande orchestra, è sempre una cosa diversa da quello che normalmente porto in giro con la mia band. Avere 60 elementi sul palco è un'emozione particolare. Tra l'altro festeggi un grande traguardo, dico. Sì, vabbè. Se no, ne voglio festeggiare ancora di troppo. Ne festeggeremo ancora di tanti. Abbiamo il piacere di avere qua nel centro Sicilia proprio questo evento importante. Come pensi che il pubblico accoglierà questo concerto? Cioè, noi abbiamo sempre sognato dietro le tue canzoni, quindi voglio dire, sentirai cantare il pubblico dietro di te? Spero, lo fanno sempre. Non capisco perché non si faccia qui. Certo. Sarei stupito se non lo facessero. Per noi è un mito qui, parliamo noi della nostra Sicilia, tu sei uno dei grandi. Quando hai capito che per te ce l'hai fatta? Ho cominciato così presto che non me ne sono neanche accorto. Addirittura? No, non te ne accorgi perché piano piano, suonando in un'orchestra, poi sai, fai il primo disco, non succede così niente, il secondo non succede così niente, poi arriva quello che succede tutto. E qual è stata la chiave di volta? Quella canzone che proprio tu hai nel cuore. A chi è stata la chiave? Naturalmente. Che ha aperto le porte. Saluta gli amici di Radio RCS Sicilia. Vi saluto. Cari amici, mi raccomando, seguite sempre questa radio. Noi ti aspettiamo in radio, devi venire a visitare la nostra radio. Mi avrei da visitare un 100.000 e non ce la faccio a farla. Che dirti, noi ti ringraziamo. Grazie a voi, grazie a voi. In bocca al lupo. Grazie, ciao a tutti, ciao.